Ci siamo, benvenuti in Don Armando Picchi, vuoto, deserto e nel silenzio, è pronta per cominciare la 30ª giornata del girone tra Livorno e Montevarchi. Si sente soltanto il fischio d'inizio del direttore di gara che arriva adesso. È cominciata Livorno-Montevarchi. Cioffi già davanti. La palla è subito in profondità per Cioffi, che scambia bene, attenzione, spazio per il Montevarchi. Arriva il destro incrociato. Pericolo per il Livorno. Ha provato Muscas. Luci sul pallone, salgono le torri. Arriva il fischio. Si inserisce Bellini. Al limite, Nardi controlla, alza la testa, prova il destro morbido. Ci mette comunque la mano Dainelli. Calcio d'angolo per il Livorno. Uno contro uno. Arriva il cross dentro. Passa, deviato. Poi Nardi. In qualche modo, ma attenzione, che favorisce il tiro di Cioffi. Risponde in calcio d'angolo Facchetti. Altro lampo del Montevarchi. Questa non è una novità. No, questa no. Attenzione che perde palla il Livorno, e allora occasione per il Montevarchi. Palla larga per Bontempi. Bontempi nell'angolino, si butta Facchetti, non ci arriva, è 1-0 all'Armando Picchi. Montevarchi in vantaggio, pasticcio del Livorno. Il Livorno. No, però c'era un Montempi, vero? Infatti, e attenzione che sbaglia ancora questa volta Savchak. Allora Bontempi si butta, Cioffi che la chiama, arriva Cioffi, si divora un gol incredibile, il numero 27 del Montevarchi. Era un rigore in movimento, poteva condannare ancora Livorno, che si salva. Camara largo nel mezzo, deviata, attenzione che prova a spizzarla Tenkolang, palla altissima. Burgarello, attenzione che recupera Boiga, forse con un fallo, ma si continua a giocare. Boiga in area di rigore, incredibile, si divora un'altra rete il Montevarchi. Palla finisce in curva, proteste per il Livorno che voleva un fallo su Carcani. Burgarello, Cioffi, ancora per Borgarello, dall'altra parte arriva Bontempi, sterzata di Borgarello, prova il sinistro Borgarello, Facchetti dice di no. Luci, palla nel mucchio, attenzione che passa e Tanasa non riesce a colpire. Occasione per il Livorno, è stato lento qui Tanasa. Si inserisce Carcani dall'altra parte, eccolo servito. C'è Bellini nel corridoio, Carcani vuole andare in mezzo, buona idea per Tenkolang che tocca la palla, si stampa su Dainelli. Altra occasione per il Livorno, qui troppo superficiale Tenkolang. Non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo tra Livorno e Montevarchi, 1-0 per la squadra di Beoni. Vedremo se nel secondo tempo gli Amaranto proveranno a cercare la reazione. Ci sono quattro cambi dentro: Brenna, Cori, Menga, Goffredi, fuori Tenkolang, Savchak, Tanasa e Camara. Vuole la reazione l'allenatore Amaranto. Vedremo cosa succede nel secondo tempo. Primo possesso proprio del Livorno. Cominciata la seconda frazione di Livorno-Montevarchi. Cori vuole partire subito con l'acceleratore, la squadra dei Fossati. Goffredi, palla dentro, buona per Cori che spizza, dice di no Dainelli. Primo squillo degli Amaranto con il colpo di testa di Cori. Palla dentro, spazza il Montevarchi. Propone ancora Carcani col sinistro. Dainelli. Partito forte Livorno. Stretto Menga. La spazza e poi c'è Cori che prova il tiro a giro. Palla altissima. Si arrabbia Fossati, poi ripartire il Montevarchi. Muscas per Cioffi, ha un'autostrada numero 27, si butta nel mezzo Priore. Cioffi, palla al piede, arriva Nardi, Cioffi nel mezzo, Facchetti, impresa sicura, salva Livorno, riparte la squadra di Fossati.
se vedere Menga, Nardi prova ad andare sul fondo, tocco buono a cercare Giordani che non arriva, poi Bellini la tiene lì, Bellini destro che parte, sfiora la traversa, finisce sul fondo, lampo di Bellini, la tiene lì il Montevarchi, Ciofi, Borgarello, arriva il cross morbido sul secondo palo. Si era coordinato Bontempi. Rischio per il Livorno. Passa in qualche modo Curcio. Arriva sul fondo. Cross. Cercare Menga che la alza. Giordani di testa. C'è fallo in attacco di Giordani. Occasione per il Livorno. Palla dentro. Giordani di testa. Palla che sfiora il secondo palo. Non ci arriva Curcio, occasione per il Livorno. Continua a giocare Ciofi, attenzione che dall'altra parte c'è Bontempi, lo pesca perfettamente Ciofi ed era Bontempi, uno contro uno, rientra, lascia Ciofi, parte il tiro. Facchetti aveva costruito perfettamente l'azione il Montevarchi, ma dall'altra parte c'è Giordani. Punta Virgillito, Giordani basso, deviato, attenzione che c'è Bellini, cross morbido per Cori che si gira. Giordani a terra a priore, ma si continua a giocare. Frati allarga, si alza Livorno, arriva il cross a cercare ancora Cori che si gira, si gira Cori e stabilisce di nuovo la parità all'Armando Picchi, un uomo a terra del Montevarchi, lascia correre il direttore di gara, protesta la... Ce n'è Boncompagni, è velocissimo Boncompagni, nel mezzo c'è Ciofi, ancora Boncompagni, dentro Curcio salva il Livorno. Cori lascia Frati, attenzione Frati, Frati sinistro e spreca un'occasione che vale un campionato. Matteo Frati la spara in curva nord, incredibile. Occasione pazzesca per il Livorno. Poi Nardi, nel mezzo a Cori, Nardi uno contro uno. Carcani alza la testa, arriva il cross nel mezzo a cercare Giordani, attenzione che la sbuccia da Anelli, può creare lì Frati, incredibile, si salva il Montevarchi sulla linea con l'intervento di Artini. Fischietto in bocca per il direttore di gara, non c'è più tempo tra Livorno e Montevarchi, finisce in parità 1-1. Livorno che spreca l'ennesima occasione di poter aprire questo campionato. Qui accanto a me c'è Alessandro Guerrieri. Ale, una partita che forse è cominciata male per il Livorno e poi è finita con l'amaro in bocca, appunto deve sprecato troppo. Ma visti i risultati degli altri campi e l'ennesima occasione sprecata, a questo punto penso che non ci saranno più chance per rientrare nel giro che conta. Certo, con una partita come questa che rappresentava l'ultima speranza per poter ambire ancora al primo posto, non la puoi approcciare come l'hai approcciata nel primo tempo, con una prestazione francamente inguardabile. Se a fine primo tempo il Montevarchi avesse chiuso con un vantaggio più cospicuo, non ci sarebbe stato nulla da ridire. Quindi c'è da riflettere, da fare delle considerazioni, però al di là del pareggio, che poi per quanto si è visto nel secondo tempo si può dire anche abbastanza meritato, fermo restando che il Montevarchi in contropiede ha avuto un'altra occasione colossale per andare sul 2-1, c'è da farsi delle domande, soprattutto dal punto di vista dell'approccio a questa partita, una partita importante, una partita che rappresentava l'ultima speranza, è stata approcciata non male ma peggio, e quindi ti fa pensare anche sul fatto che questa squadra abbia anche dei problemi proprio d'approccio mentale alla partita. E quindi si fermano Gavorano e Grosseto, ma frena anche il Livorno per l'ennesima volta in questo campionato. E sì, Penese, perdona, Alessandro Guerrieri, c'ho un'età. Figurati io. E qui vediamo tutta l'amarezza anche di Nardi con la maglia in testa, Fossati che raccoglie i suoi giocatori. Pareggio che serve a poco a entrambe le formazioni. E quindi, ripetiamo, tra Livorno e Montevarchi finisce 1-1. Noi ovviamente vi ringraziamo anche Animi Tesi, perché vediamo Mazzoni che rimane a colloquio poi con Beoni, colloquio piuttosto acceso. E quindi noi vi ringraziamo per averci seguito, vi aspettiamo sui nostri canali su YouTube di Telecentro per gli highlights e commenti
durante la settimana per questo finale di campionato che Livorno insomma dovrà cercare di rendere vivo in qualche modo. Un saluto dall'Armando Picchi, da Jacopo Morelli e da Alessandro Guerrieri.